Una vita loca! Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti e bentornati nella casa del diavolo. Il Tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il Tring, a doppio pollice per il diavolo, team maglie calcio nel primo commento, codice sconto Tring per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna, descrizione video, Matteo Chiamenti, milanista qualunque, iscrivetevi immediatamente dal nostro amico Matteo, soprattutto andate a vedere la live che abbiamo fatto ieri a Luna a pranzo con Tring e Matteo, andatevela a vedere perché veramente tanti spunti di riflessione. Sempre in descrizione trovate tutti i miei social e il gruppo Telegram aperto a tutti. Benvenuti ai nuovi abbonati, venite sul gruppo Telegram. Allora ragazzi, di cosa parlare? Di cosa parlare? Chiaramente parleremo dell'allenatore e parleremo del calciomercato, parleremo soprattutto dell'attaccante perché ci sono delle novità importanti, ma andremo a parlare anche delle parole di Gerry Cardinale. Partiamo subito con quello che interessa di più a tutti, non faccio come gli altri che tengo l'argomento più succoso per la fine, almeno se non volete guardare il video vi sentite quello che dico all'inizio e poi spegnete tutto. Sapete che sono decisamente controcorrente sul web, non sono come gli altri. Allora, allenatore, discussione allenatore. Fonseca, a quanto dice tutta la classe mediatica, è in pole position per la panchina del Milan nella prossima stagione. Ma attenzione, attenzione, perché dopo la vittoria della Coppa Italia di ieri sera, non è certo al 100% che Allegri possa lasciare la Juve. Questo cosa significa? Che Thiago Motta, a meno che non decida di rimanere al Bologna, potrebbe tornare su piazza. Un Thiago Motta che rimane il preferito della dirigenza rossonera. Io su Thiago Motta ho qualche dubbio, mi piace ma non mi convince, gradirei un profilo che ha già a che fare, ho già avuto a che fare con l'Europa che conta, che ha già avuto a che fare con le grandi pressioni e via dicendo. Ve lo ripeto, il mio preferito ad oggi è Conceição, che rimane in lizza per la panchina del Milan. Per quanto riguarda Paolo Fonseca, ragazzi, allora, io ve lo ripeto, Paolo Fonseca è un allenatore che tutti si ricordano per quello che fece la Roma. E oltretutto la Roma all'inizio fece un'ottima prima stagione con la Roma, pur non avendo una squadra eccezionale. Poi chiaramente nel tempo le idee di Paolo Fonseca andarono a scemare. Però attenzione, perché Paolo Fonseca in questa stagione e in quelle stagioni, nelle stagioni precedenti in Francia, ha fatto molto molto bene. Oggi è un allenatore che in Ligue 1 è considerato fra i migliori. Poi chiaramente la differenza fra la Ligue 1 e la Serie A la conosciamo tutti, ma Paolo Fonseca è un allenatore che la Serie A la conosce, ci ha giocato, ha allenato la Roma, una piazza importante, perché sapete che Roma, soprattutto la sponda giallorossa, è veramente una piazza importante con tante pressioni. Quindi sì, chiaramente non è il mio preferito, sicuramente non è il mio preferito, preferirei altro. Però attenzione che Paolo Fonseca non è un allenatore da buttare via, assolutamente, assolutamente, ve lo ripeto. A me del nome dell'allenatore mi interessa poco. A me interessa quello che l'allenatore può portare all'interno del gruppo squadra. E io sono convinto che anche Fonseca possa dare idee innovative. È un allenatore che a livello tattico è molto
simile a Pioli e quindi con Fonseca non verrebbe sconfessato il mercato fatto nella scorsa stagione. E questo è molto importante, ragazzi, io ve lo ripeto continuamente, non si può, il Milan in questo momento, dopo i 130 milioni, 120 milioni spesi nella scorsa stagione sul mercato, non può prendere un allenatore che non ha ruolo per alcuni giocatori, per quelli che sono stati comprati, ma soprattutto per i giocatori più forti che abbiamo in rosa. Uno come Antonio Conte dovrebbe sconfessare il suo modo, il suo credo calcistico per far giocare alcuni giocatori. Con Seisao rimane un allenatore molto duttile per quanto riguarda il modulo, quindi ripeto, rimane in lizza per la panchina del Milan, anche se ha già rinnovato col Porto, però sapete tutto quello che sta succedendo. Andiamo al discorso attaccante, perché nelle ultime ore è venuta fuori una notizia molto molto importante, soprattutto per il Milan, che è in forte pressing per Zirkzee. Io fino a ieri vi dicevo che Zirkzee non era accostabile al Milan proprio perché la clausola del giocatore era valida solo per il Bayern Monaco. Il Bayern Monaco, avendo diritto al 45% sulla rivendita del giocatore da parte del Bologna, chiaramente tutto questo faceva lievitare il prezzo di Zirkzee. Fonti importanti, ovvero i procuratori del giocatore, invece hanno dichiarato che la clausola di 40 milioni è valida anche per tutte le altre società. Questo cosa significa? Che Zirkzee diventa un giocatore appetibile per il Milan, è un giocatore accostabilissimo al Milan. Fermo restando che prima di fare qualsiasi acquisto il Milan deve scegliere l'allenatore. Però ve lo ripeto ancora, ci sono acquisti che a prescindere da chi sarà l'allenatore vanno fatti, e l'attaccante è uno di questi. Attenzione, io penso, e ve lo ripeto, lo sapete come la penso, Zirkzee è un giocatore eccezionale, Zirkzee in questo momento è il calcio, però in base all'allenatore che il Milan sceglierà, si capiremo se Zirkzee può essere l'allenatore del Milan. Chiaramente con Stefano Pioli Zirkzee non sarebbe stato il giocatore giusto per il Milan. Il Milan lì davanti ha bisogno di una torre, ha bisogno di un giocatore capace a fare sponde. Zirkzee è un altro tipo di giocatore. Ripeto, non mi fraintendete, Zirkzee è fortissimo, mi piace tantissimo. Però in un modulo come quello di Pioli chiaramente l'attaccante è diverso. Chiaramente con Fonseca le cose sarebbero diverse, perché Fonseca spesso gioca con un attaccante di movimento, e attenzione perché anche Noah Okafor potrebbe trovare grande spazio con un allenatore come Fonseca, perché Fonseca, ve lo ripeto, gioca molto spesso e volentieri con l'attaccante di movimento. Adesso voglio passare alle parole di Cardinale. Allora, io ieri ho risposto a un commento, ragazzi scusatemi se sto mettendo solo cuori, ma sapete il periodo che sto vivendo, non ho tempo, sto leggendo tutto ma ho la testa un po' frastornata, quindi non sempre riesco a rispondere ai messaggi, ma li leggo tutti. Però ieri mi ha colpito come un utente, un iscritto al canale, possa aver capito Cuglioni per Lampioni, quando mentre invece le parole di Cardinale, per chi ci ragiona, hanno un sentore completamente diverso. Quando un presidente, che chiaramente, ragazzi, attenzione, quando parla un proprietario, chiaramente non può non parlare di soldi. Ragazzi, io penso che qualsiasi coglione, scusatemi se uso francesismi, qualsiasi scemo sulla faccia della terra, se acquista qualcosa, l'acquista per guadagnare o comunque per produrre utili. Difficilmente qualcuno acquista qualcosa per perderci, soprattutto nel periodo storico che sta vivendo il calcio. Non stiamo più parlando dei presidenti alla Moratti e alla Berlusconi. Tanti di voi sono rimasti radicati a
quel calcio che magari non ha neanche vissuto per età. Ma le parole di Cardinale sono state le parole che qualsiasi proprietario avrebbe dovuto dire: dare risalto alla tifoseria, parlare di ambizioni sportive e via dicendo. Ditemi voi dall'intervista che è uscita di Cardinale dove capite che questo presidente e questo proprietario non è ambizioso. Poi se voi volete dire che l'ambizione sta al nome dell'allenatore, ragazzi, per me non è così. Io della prossima stagione, come sempre, parlerò alla fine. Poi possiamo stare qua a dirci quello che vogliamo, però poi io voglio vedere tutti voi, se dovesse arrivare un allenatore che magari a voi non piace, ma poi dovesse far bene, che cosa direste? Che cosa direste? Perché poi è troppo semplice dire quello che si vuole prima per poi dimenticarselo. E siamo sempre alle solite, perché il web funziona così. Dite una cosa, il giorno dopo succede qualcosa di contrario a quello che dite e tutti si sono dimenticati quello che avete detto. Non qua, non qua, mi dispiace per voi, ma non qua. Perché tutti quelli che stanno parlando, stanno scrivendo e stanno dicendo, vengono annotati per poi capire quanta serietà c'è su questo canale. Quanta serietà c'è su questo canale. Quindi ve lo ripeto, non chiedetemi considerazioni quando arriverà l'allenatore, perché io, come sempre, prima di parlare voglio vedere l'operato di chi arriverà. Se farà bene, verrà elogiato, se farà male, verrà criticato, come è successo in questa stagione. Questa stagione, finché Pioli meritava di essere protetto, è stato protetto. Quando Pioli ha smesso di meritare di essere protetto, il Tringa è stato il primo ad andare contro Pioli. Dopo la partita con la Roma, ragazzi, avete visto benissimo che tutto quello che avevo detto prima non me lo sono rimangiato, ma ho cambiato idea, semplicemente perché in una stagione come quella di quest'anno, una squadra come il Milan non doveva lasciare tutti gli obiettivi così presto. Se il Milan avesse combattuto fino alla fine, io probabilmente sarei rimasto della mia idea, che Stefano Pioli meritava di allenare una squadra completa, cosa che oggi, negli ultimi due anni, non ha fatto. Nell'anno della semifinale di Champions sono stati molto bravi, ma non c'era panchina. In questa stagione c'erano titolari e panchina, ma mancava qualcosa, e lo sappiamo tutti cosa manca. Quindi ragazzi, io penso che come sempre alle parole devono seguire i fatti, ma aver capito coglioni per lampioni dal discorso di Cardinale mi sembra che partiate con un po' di prevenzione nelle parole del presidente, di chi gestisce questa squadra, di chi è proprietario di questa squadra. Ieri Cardinale ha fatto quello e ha detto quello che tutti i proprietari di un'azienda avrebbero dovuto dire. Punto e basta. Poi, ripeto, è il campo che parla, siamo tifosi, vogliamo sentir parlare il campo, veder parlare il campo, e ragazzi, parlerà il campo e noi ci adegueremo a quello che dirà il campo. C'è, ragazzi, un 20 anni fa lasciava il calcio uno dei giocatori più belli da vedere, più forti da vedere, da vedere, che era osannato da tutti i tifosi anche quando non ha vestito la maglia che ti fiamo. Roberto Baggio, ragazzi, Roberto Baggio 20 anni fa lasciava il calcio, un Roberto Baggio che ha fatto sognare i tifosi del Milan, un Roberto Baggio che ci ha fatto vincere un campionato, e quindi 20 anni fa lasciava il calcio forse il più grande campione che ha avuto l'Italia. Il video finisce qui, vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso nero, guarda su questo canale, si fa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo, ciao a tutti.